Sant'Ippolito, principalmente a Pian di Rose, che è frazione di Sant'Ippolito, per parlare di cosa? Ortiamo. Cos'è Ortiamo, Francesco? Ortiamo è una piattaforma web che permette l'adozione di orti biologici a distanza. È nata per dare la possibilità a tutte le persone che noi chiameremo ortisti di avere un loro orto. Un loro orto che magari non lo possono avere perché non hanno le competenze, non hanno lo spazio e soprattutto non hanno il tempo. Quindi attraverso Ortiamo, quindi si accede al sito che ha lo stesso nome, l'ortista ha la possibilità di scegliere la dimensione del proprio orto, che può essere piccolo, medio, grande, il periodo della stagione che preferisce per avere il proprio orto, quindi può essere la stagione estiva, invernale o per tutto l'anno, e naturalmente il servizio che servizio di massima, comunque quello completo, quindi una persona sta comodamente a casa, si crea il suo orto attraverso il sito e a quel punto ci sarà il fattore che lo coltiverà. Parliamo di biologico. Parliamo assolutamente di biologico. Noi, come Ortiamo, selezioniamo i fattori che poi andranno a realizzare questi orti, quindi si passerà da una realtà virtuale dove gli ortisti creeranno, disegneranno il loro orto scegliendo tra una serie di verdure indicate dal fattore e la dimensione, quindi lo spazio da dedicare ad ogni verdura, per arrivare all'orto reale coltivato dal fattore. E come dicevo, questi fattori vengono selezionati, nel senso che noi di Ortiamo li andiamo a conoscere. Devono avere quindi delle regole, devono rispettare delle regole, quindi il discorso della certificazione biologica, o aziende agricole nuove, giovani, come ad esempio Ortiamo Sant'Ippolito, che andranno a coltivare, a richiedere le certificazioni biologiche. E altri aspetti fondamentali è comunque che noi visioniamo la zona, vogliamo capire un attimo chi sono i vicini, se c'è una strada vicino, se c'è qualcosa che... Se c'è qualche vicino, tra virgolette, che non ci piace perché usa tecniche che a noi diciamo che non piacciono molto, per l'appunto, o se si trovano vicino a un'autostrada, perché comunque anche queste cose poi incidono sulle coltivazioni, quindi sulla qualità di quello che mangiamo. Quindi insomma si passa dal virtuale al reale e gli ortisti a quel punto, oltre ad avere il loro orto, avranno anche le consegne delle loro verdure a domicilio, quindi un ulteriore servizio che Ortiamo offre e che i fattori comunque sposano in pieno, perché comunque è un valore aggiunto che si dà agli ortisti. E come spese poi gli ortisti vanno a spendere di più che a comprare nel biologico, nel negozio, oppure più o meno si va quasi a pari? Anche questa cosa è interessante. Allora, la qualità non si discute, perché comunque noi, utilizzando il canale radiofonico, Facebook e tutto, comunque abbiamo fatto una certa promozione e abbiamo avuto delle risposte soprattutto da quegli ortisti che hanno già fatto questa esperienza, perché noi abbiamo un fattore che si trova ad Acqualagna e un fattore che si trova ad Urbino. E i commenti più piacevoli, dopo arriviamo anche al discorso del prezzo, sono stati che molte persone hanno riscoperto il vero sapore delle verdure, e questa è una cosa che noi apprezziamo tantissimo. E oltre alla qualità, quindi dicevo, è importantissima anche la resa che si ottiene dai propri orti, e abbiamo visto in base all'esperienza degli altri due fattori che un ortista riceve un tot chili di verdure biologiche buonissime, ma a prezzi veramente interessanti, perché se si va a vedere quanto costa l'adozione di un orto biologico rispetto alla resa che si ottiene, lasciando il discorso della qualità che ormai l'ho già detta, è interessante, è molto in linea rispetto all'acquisto diretto da un altro fattore. Però la differenza sostanziale è che qui la provenienza è certa, noi usiamo lo spot. Io da ortista posso venire a vedere il mio orto? Allora, da ortista devi venire a vedere il tuo orto, sia quando devi prendere una decisione se adottarlo oppure no, ma soprattutto quando avrai deciso di adottarlo e quindi il fattore te l'avrà realizzato, perché tu verrai sul posto, troverai il tuo orto come l'hai disegnato nel sito di Ortiamo e soprattutto troverai anche una tabella riportante il tuo nome che hai dato l'orto, quindi anche questa cosa è carina, insomma. E se addirittura hai voglia di venire a raccogliere i tuoi prodotti, questo è il massimo. Chi ha dei bambini magari farebbe anche piacere, noi bambini, a vedere da dove vengono i pomodori. Molti ortisti sono venuti a trovare comunque le varie aziende agricole e il loro orto, hanno portato i loro bambini, hanno raccolto i loro prodotti, quindi è anche un aspetto educativo importantissimo. L'idea di Ortiamo da cosa parte? Mi fa sorridere, l'idea Ortiamo è partita essenzialmente da mio fratello, che è un ingegnere elettronico, e lui vedeva sua moglie che ogni tanto, in quel poco tempo che aveva a disposizione,
si dedicava a un giochino che si chiama Farwell su Facebook. Conoscono tutti, penso. E allora mio fratello ha detto: ma mi sembra un po' insensato, tra virgolette, perdere del tempo online e non avere nessun riscontro reale. E invece così si crea l'orto online, ma poi si ha un riscontro importantissimo reale. Ciao Francesco, grazie. Grazie mille a voi. Ma con noi c'è il fattore di Sant'Ippolito, Massimiliano Martini. Come ti è venuta l'idea di partecipare, di entrare in Ortiamo e fare questa cosa a casa tua? Bene, l'idea è venuta fuori diverso tempo fa, quando ho conosciuto appunto questo progetto Ortiamo. Mi balenava in testa questa volontà di condividere il mio terreno e soprattutto la mia volontà era quella di riprendermi il mio terreno e in generale di riprenderci i nostri terreni, perché purtroppo le logiche del profitto, no, hanno portato a sprecare risorse, a inquinare risorse e a desertificare fondamentalmente i nostri terreni. E quindi con l'obiettivo che appunto questo progetto potesse maturare ed espandersi, abbiamo deciso, rischiando ovviamente, insomma, di partecipare al progetto. Quindi la volontà di base è quella di riconquistare la bellezza del nostro territorio e riportare, diciamo, sul palcoscenico la storia dei nostri nonni, che su questi terreni ovviamente hanno coltivato il buon cibo che ci ha fatto crescere. Stessa cosa stanno facendo i nostri genitori e vorremmo continuare, insomma, questa storia per le future generazioni, anche perché poi l'alimentazione è sempre più messa sotto banco, no? Perdiamo molto tempo a scegliere uno smartphone, un televisore, poco tempo nel scegliere un buon cibo, che poi è l'elemento che ci fa star bene veramente. Diceva Francesco, poi si perdono anche i sapori, no? Perché comprare un pomodoro, mangiarlo, un conto è quello dell'orto, quello del fattore, del contadino, un conto è quello che prende al supermercato, che il sapore è totalmente diverso. Assolutamente sì, c'è questa necessità di far capire, a partire appunto dai più piccoli, i colori, i sapori, gli odori, quelli che la natura effettivamente ci dà, e la bellezza viene dalla bontà di un prodotto, non tanto dall'estetica di quel prodotto. Ecco, quello che fondamentalmente facevano i nostri nonni era questo, era quello di rispettare i cicli della natura e di darci quello che la natura di buono poteva offrirci. Abbiamo alterato nel tempo questo equilibrio, noi proviamo con il progetto a ristabilire una parte di questo equilibrio, sperando appunto che ci saranno altri fattori nel nostro territorio, e quindi c'è questa componente che è di benessere, che è ambientale ovviamente, perché poi pesticidi e quant'altro non finiscono nel nulla, ma tornano sicuramente addosso anche noi che siamo in fondo alla catena alimentare. E poi c'è questa, il progetto ci piaceva tanto per questa capacità di ritornare alla relazione. Ormai condividiamo tutto su Facebook, ma condividiamo poco, no, di persona. Quindi il poter interloquire con altre famiglie che vengono qua nei loro orti a coltivare, a vedere, a raccogliere, ci permette di conoscere nuove professionalità, nuove idee, e quindi creare una comunità consapevole, quindi non più di consumatori che subiscono, diciamo, le scelte di multinazionali, ma cittadini consapevoli che fanno le loro scelte, che decidono i loro orti, che decidono quello che effettivamente vogliono mangiare. E poi ecco, in questa comunità si creerà, se il progetto riuscirà a maturare, un'economia locale, quindi significa occupazione locale, significa appunto una crescita di una comunità che purtroppo oggi è sempre più frammentata dalla logica dell'economia e non tanto appunto del benessere e dell'ecologia. Quindi i valori sono importanti. Ovviamente, come si dice in campagna, la terra è bassa, quindi è difficile adesso andare ad operare. Sappiamo che, insomma, stiamo affrontando con la mia famiglia, insomma, un percorso piuttosto complicato, insomma, di lavoro, ma io ritengo che quando c'è la passione poi alla fine... La soddisfazione penso che sia enorme poi, no? La soddisfazione è tanta, e sono convinto anche che agganciando questo progetto tutta una serie di attività che vanno, abbiamo in mente, corsi di cucina, attività per i bambini che devono utilizzare le mani, devono sporcarsi, abbiamo ormai perso anche il pollice opponibile, no? Ormai tutto con un dito facciamo, quindi secondo me è importante tornare anche per loro, insomma, educarli a
coltivare e anche a capire da dove vengono le cose. Ecco, tutti questi laboratori, ma parleremo anche di cosmesi, tutte cose che sicuramente ci aiuteranno a scambiarci delle informazioni e a far crescere questa comunità consapevole. Bene, e invece tornando ad Ortiamo, te hai messo a disposizione parte del tuo terreno, ma mi dicevi già che sono quasi tutti prenotati gli orti d'inverno, poi che noi partiamo con l'inverno. Sì, esatto, partiremo con gli orti invernali. Siamo partiti fondamentalmente, quindi la decisione presa con le adesioni circa 10 giorni fa, e siamo già ad oltre 20 orti con altre richieste, insomma, che stanno avanzando, anche se ormai siamo in scadenza perché è ora di piantare, come si dice, quindi accetteremo ancora per poco, insomma, le adesioni, ma è interessante comunque accogliere le richieste per un eventuale orto estivo. Tutti coloro quindi che vorranno venirci a trovare per capire come funziona Ortiamo e questo progetto, insomma, sono ben accetti, così potremo spiegare, magari ovviamente le invitiamo ad aderire al progetto magari per la prossima estate. Bene, allora intanto invitiamo tutti a vedere, esatto, Quel posto, che tanto è già bellissimo, ad entrare in Ortiamo, perché i prodotti sono del luogo, è tutto bio, chilometro zero, perché poi vi vengono anche consigliati a domicilio. Quasi metro zero proprio, metro zero. Adesso non so dove arriveremo dentro le case, però sì, insomma, non ve li cuciniamo, però questo... Poi diceva Francesco, comunque la consegna viene effettuata tipo la sera, dalle 6 alle 8 di sera, ecco, perché i prodotti vengono raccolti la mattina o quando è fresco, o la sera quando cala il sole. Sì, esatto, cioè cerchiamo di accorciare il più possibile ovviamente il periodo della raccolta alla consegna, perché deve essere gustoso quello, mangiarlo appena raccolto, e ovviamente in orari che siano compatibili con le esigenze, insomma, delle famiglie, quindi ci adatteremo anche, insomma, alle varie esigenze. Siamo qua, insomma, ci mettiamo in gioco e vediamo. Ci proviamo. Allora, chi volesse ancora aderire può farlo nel sito di Ortiamo? Sì, esatto, nel sito di Ortiamo troverete tutti i riferimenti alla voce informazioni, scrivendo, insomma, c'è un piccolo form da compilare, e oppure ci trovate anche su Facebook come Ortiamo Sant'Ippolito, quindi ci trovate dappertutto, insomma. Perfetto. Siamo, come si dice, come il pomodoro, insomma. Sempre in mezzo.